Storia di un impiegato è stata scritta a Genova prevalentemente, ma qua perché c'era appena la casa, da un anno due. E veniva sempre questo personaggio che era poi Giuseppe Bentivoglio, era uno che si era messo contro una certa classe politica e una certa classe sociale. E da lì anche mio padre si stava un po' tirando indietro da una certa borghesia ferma, fino a se stessa. E quindi è cominciato un po' il periodo più politico, più contrario di mio padre rispetto alla società, anche se nelle canzoni precedenti c'è sempre stata una sua visione, ma in quel momento, nel momento di Storia di un impiegato, è stato davvero un momento di incazzatura grande sua, non era molto trattabile in quel periodo lì. Mio padre Bentivoglio allora sembravano due orsi incazzati, si aggiravano per casa, spesso in pigiama, si mettevano comodi, sembrava che si fossero appena svegliati. Giravano e parlavano, giravano e parlavano. Io ero piccolo ma assorbivo tutto. Sai, quando ci sei molte persone che parlano intorno a te di un certo argomento, alla fine, anche se non capisci esattamente di che cosa stanno parlando, lo assorbi piano piano. Assorbi il clima che si crea, quello che si dice, quello che si vede in televisione, che viene commentato, o dai giornali. E quindi sono entrato anche io in un clima di contrasto, di potere, ecco, in un periodo dove il potere aveva una grandissima urgenza di potere. Invece Nicola Piovani arrivava ed aveva un aspetto molto più da lord. Veniva, ascoltava, leggeva quello che era stato scritto e sembrava apparentemente distaccato. In realtà non lo era affatto. È stato lui anche ad imprimere proprio il suono di quel momento, il 68, gli anni 70, con quel fischio che caratterizza poi quasi tutto l'album. Per me i suoni sono memoria. Ecco, io se ascolto quell'album, se ascolto Storia di impiegato, quella è la mia memoria, quello è il mio 68. Per quanto voi vi crediate a son, chiede lo stesso.